trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Sono Giancarlo De Rico, presidente di ANFAS Torino e ANFAS Piemonte. L'ANFAS è un'associazione che si occupa di persone con disabilità intellettiva e relazionale. Ha 64 di anni di età in Piemonte e 65 in Italia. Siamo nati perché mancavano allora tutta una serie di servizi e di supporti alle persone disabili, soprattutto intellettive, per poter svolgere quelle che sono le normali attività della vita di tutte le persone, a cominciare dalla scuola e il tempo libero e anche i supporti alla vita familiare. Queste necessità furono la spinta che portarono alla nascita dell'ANFAS e così come la vediamo oggi alla sua evoluzione. Le più importanti mete raggiunte sono, per esempio, la riforma della scuola, per cui furono abolite le classi speciali e si ebbe l'ingresso delle persone con disabilità nelle classi normali, la legge 104 di supporto alle disabilità, che prevede per esempio tutte le possibilità di permessi per l'accudire le persone con disabilità per chi lavora, e ultimamente la 112, legge dello Stato, sul dopo di noi. Ci occupiamo sostanzialmente di tutela dei diritti, di supporti alle famiglie per le pratiche quotidiane che riguardano la gestione delle persone con disabilità, sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista anche di ricorso ai servizi sociali del territorio, ma ci occupiamo anche di gestire servizi. Questo perché riteniamo di poter meglio capire e individuare quelli che sono i punti di equilibrio tra una gestione legata ad un budget, ad un'economia, sia pur supportata dal pubblico, e i bisogni delle persone con disabilità da soddisfare. Quello che noi vorremmo fare per il futuro è sviluppare tutta l'area privata della vita e del benessere delle persone con disabilità, a partire dal progetto individuale, proseguendo per tutti i progetti di vita indipendente e vita autonoma, per arrivare anche ad intervenire su alcune fasce che sono ancora stigmatizzanti per le persone con disabilità intellettive, come per esempio il lavoro, dove bassissime sono le percentuali di ingresso nel mondo del lavoro di persone con questo tipo di disabilità. Siamo organizzati in varie associazioni per tutto il Piemonte. A Torino abbiamo tre centri che gestiamo e ne apriremo uno recentemente in Via Nizza, dedicato alle persone con disabilità dello spettro autistico, che avrà la caratteristica di essere abilitativo. Quindi non sarà un centro diurno classico dove le persone vanno in qualche modo, tra virgolette, a passare il tempo, ma sarà caratterizzato da tutta una serie di interventi e di attività per stabilizzare delle abilità che le persone con autismo hanno difficoltà a stabilizzare, per poter poi meglio strutturare la loro vita nel futuro sulla base appunto di queste abilità che poi devono essere consolidate e rimanere nel tempo a disposizione della persona e anche della famiglia che verrà, come dire, supportata e vedrà abbassarsi il peso della gestione delle persone disabili. Vi ringrazio per l'attenzione e a presto.
La Fondazione Università gestisce nell'Alto Piemonte 3 poli culturali. Inoltre si occupa di progetti per la sensibilizzazione ambientale dei ragazzi e dei bambini. In qualità di storico del clima per la Fondazione Università ho realizzato un progetto di recupero, digitalizzazione e elaborazione della serie climatica ultracentenaria di Novara. Che cos'è una serie climatica? Una serie climatica è una sorta di raccolta di dati termopluviometrici, anemometrici, anche dati di altra natura come la neve, di lungo termine. Nel caso di Novara si misurano dati meteorologici in modo strutturato dal 1875. In realtà esistevano già dei dati di inizio 800 nell'ambito della società agraria del Dipartimento della Gonia nel periodo napoleonico. Dal 1875 a oggi ho recuperato su vecchi documenti tutti i dati giornalieri di temperature e precipitazioni, li ho inseriti in un foglio di calcolo e quindi li ho resi a disposizione anche elaborando dei grafici. Novara ha un ricco patrimonio di dati climatici. Il primo osservatorio esistito è stato fondato dalla Società Meteorologica Italiana nel 1875 grazie all'opera del padre Barnabita Francesco Denza. Dopodiché questo osservatorio è stato dismesso, ma ne sono nati altri nel frattempo. Pensiamo all'osservatorio di Est Sesia, all'osservatorio Enel e anche a quelli più recenti come ARPA Piemonte. I dati sono quindi stati messi insieme ed omogeneizzati. L'omogeneizzazione è un'operazione che serve a rendere confrontabili i dati. Ovviamente gli osservatori hanno misurato questi parametri in condizioni differenti, ad altezze differenti, e quindi sono stati inseriti dei parametri di correzione per renderli appunto omogenei, confrontabili, in modo che le differenze di lungo termine siano dovute esclusivamente ai cambiamenti climatici, a questioni climatiche e non per esempio a guasti di sensori oppure a modalità diverse nella raccolta e nella misurazione di questi dati. La serie di Novara in realtà non è l'unica che ho recuperato. Sto anche lavorando sulle serie climatiche di altri osservatori di provincia, quali per esempio Momo nel Medio Novarese, Borgomanero, Monte Mesma nella zona pedemontana e anche una montagna significativa per la provincia. In realtà adesso è in provincia di Verbania, è il Mottarone, ma comunque da un punto di vista del bacino idrografico, nella fattispecie di quello della Gonia, è molto significativa per il Novarese, soprattutto in termini di ripresa della misurazione della quantità di neve che cade in quota, particolarmente utile per la disponibilità d'acqua per l'agricoltura. Secondo la serie di Novara, così come tutte le altre serie della parte subalpina, la tendenza al riscaldamento è doppia rispetto a quella globale. Qui in zona siamo a 2,1 gradi in 150 anni, ma ce ne accorgiamo. Pensiamo al 2022, anno in assoluto più caldo di sempre, che batte già quelli che a loro volta erano i record di caldo, 2018, 2019, eccetera. E pensiamo alla siccità che abbiamo avuto, che non ha precedenti, e l'agricoltura se n'è accorta. La disponibilità d'acqua sarà un grave problema in futuro, soprattutto se questi fenomeni, come sembra, dovessero accelerare. Il lavoro di recupero della serie climatica di Novara, oltre a salvaguardare un patrimonio di dati che è veramente importante, serve anche a sensibilizzare la gente su questo problema per arrivare in futuro più preparati. Un italiano su due non si fida delle associazioni non profit e sceglie di non donare. Per questo, oggi serve una garanzia. Da più di 10 anni, l'Istituto Italiano della Donazione garantisce attraverso i suoi controlli l'uso corretto dei fondi raccolti. Un'associazione che aderisce all'Istituto Italiano della Donazione è sicura e affidabile. Scegli di donare e a chi su iodonosicuro.it. Istituto Italiano della Donazione. Dona senza sorprese. Benvenuti, io sono Ornella Ponzoni ed è un piacere essere qui oggi per parlarvi dell'Istituto Italiano della Donazione, un'associazione che da oltre 15 anni si occupa di dono e donazione in tutta Italia.
Oggi sono qui insieme a Federica Corda, che è il segretario generale della Fondazione Comunitaria del VCO. L'abbiamo sentito anche dal contributo che è appena andato in onda. Un italiano su due non si fida e non dona. L'istituto nasce proprio per questo motivo, per dare una garanzia al donatore, per permettere a tutti noi di donare con fiducia. Le associazioni, le fondazioni, le organizzazioni non profit che decidono liberamente di farsi verificare da noi ogni anno ricevono il marchio Donare con fiducia e, come nel caso della fondazione, diventano socie aderenti dell'istituto. Tutte le realtà che superano i nostri rigidi controlli, che vanno oltre gli obblighi di legge, vengono inserite nel database www.iodonosicuro.it. All'interno del database chiunque lo desidera può filtrare per ambito territoriale, per causa sostenuta e anche per scegliere a chi donare con fiducia o anche la realtà per la quale fare il volontario, diventare volontario e donare quindi tempo. Donare tempo. La donazione può essere fatta in tanti modi. Proprio per questo, per celebrare tutti i tipi di donazione che esistono, è nato il Giorno del Dono. Il Giorno del Dono è un progetto culturale molto ambizioso, oserei dire che è un sogno, che abbiamo realizzato nel 2015. Infatti dal 2015 è diventata legge il Giorno del Dono. Il 4 ottobre di ogni anno si festeggia il Giorno del Dono e della donazione sicura. Chiunque può partecipare a questa grande festa, che non si svolgerà solo il 4 ottobre, ma si svolgerà dalla seconda metà di settembre per tutto il mese di ottobre. L'appuntamento in questo caso è www.giornodeldono.org. Chiunque lo desidera può andare sul nostro sito e scegliere la modalità per partecipare, in particolare organizzando un evento che si terrà proprio nel mese del dono, nel mese di ottobre. Come vi dicevo, oggi è un piacere ancora più grande essere qui perché appunto presenteremo insieme l'attività della Fondazione Comunitaria e chiederemo proprio a Federica come mai hanno aderito all'Istituto e di cosa si occupa la Fondazione. Grazie Ornella e grazie all'Istituto Italiano della Donazione per darci l'opportunità di raccontare cosa fa il nostro ente sul territorio. Noi sono 10 anni che siamo soci dell'Istituto Italiano. Ogni anno abbiamo la possibilità di avere accesso a dei corsi di formazione e ottenere delle consulenze qualificate in materia del terzo settore. Ma soprattutto l'ente verifica la correttezza gestionale e le procedure della nostra fondazione in modo da garantire al meglio i nostri donatori. Ed è un aspetto molto importante per noi che ci occupiamo di raccolta fondi e di donazioni per sostenere progetti di utilità sociale a favore della comunità del Verbano Cusio-Ossola. Infatti è proprio questo quello che fa una fondazione di comunità, sostenere iniziative e progetti in vari settori di intervento, dall'arte e cultura alla tutela del patrimonio, ma anche l'educazione, la formazione, l'ambiente e lo sport, sempre a favore della comunità e per la comunità. Ci occupiamo anche di attività di formazione, soprattutto in questo momento in cui è nata la riforma del terzo settore che comporterà significativi cambiamenti per tutti gli enti no profit che operano sul territorio. Quindi siamo contenti di dire che non siamo solo un ente di erogazione, non solo un ente di raccolta fondi, ma anche un centro di formazione per far crescere le competenze del terzo settore nel Verbano Cusio-Ossola. La Fondazione Comunità, in definitiva, è un luogo dove si sviluppano progetti di utilità sociale a favore della comunità. Grazie, grazie mille Federica. A me non resta che dare a tutti appuntamento sul nostro sito www.iodonosicuro.it. All'interno del sito troverete proprio la Fondazione, potrete approfondire di cosa si occupa e troverete anche i bilanci e quant'altro. Tutti questi documenti utili, disponibili sempre sul nostro sito, in modo tale che chiunque lo desidera può avere tutte le informazioni per donare con fiducia, sempre. Grazie. Cantina produttori Erbaluce di Caluso, nata nel 1975 per volere di 13 soci, nasce negli edifici dell'Istituto Ubertini, Istituto Ubertino Agrario, che è ancora adesso qua lì di fronte. Nasce perché c'è sempre stata una grossa collaborazione tra l'Istituto Ubertini e la cantina produttori Erbaluce di Caluso. Da allora poi i soci sono sempre aumentati, siamo arrivati a 140 soci. Adesso un po' la diminuzione c'è stata, ma diciamo che sugli ettari siamo sempre gli stessi. Noi qua siamo partiti con dei piccolissimi produttori, anche con 1000 metri quadrati, quindi tutti questi soci conferitori la facevano come hobby, avevano anche piccole superfici,
coltivavano questo per hobby e conferivano le uve in cantina, che poi la cantina a sua volta le metteva in, le vinificava e le metteva in, in commercio. Questo ha fatto anche, ha avuto anche un altro ruolo, che è quello di far sì che la collina non venga spopolata, non continui a rimanere viva, continui ancora ad esserci, come continua ad esserci ancora adesso, perché al mondo dell'agricoltura, adesso come adesso, si sono affacciati anche dei giovani. Per noi il prodotto è quasi interamente erbaluce nelle sue varie declinazioni, fermo, spumante e passito, e passito che ha avuto il riconoscimento della DOC nel 1967 e poi nel 2012 c'è stato la DOCG. Oltre a questo, negli ultimi 2-3 anni siamo riusciti a mettere assieme un po' di soci che abbiamo una piccola produzione di Nebbiolo. La cooperazione agricola piemontese rappresenta una delle realtà più vivaci della cooperazione in Piemonte. Si può dire che il 30% dei prodotti commercializzati e trasformati in agricoltura provengono da cooperative agricole nel nostro territorio. La cooperazione di Legacoop in particolare nel settore vitivinicolo può vantare delle eccellenze come quella che oggi vogliamo ricordare, cioè la cantina produttori Erbaluce di Caluso. Non solo perché il 2023 sancisce questo vino come il vitigno dell'anno, ma perché la qualità e la vivacità della cantina cooperativa produttori Erbaluce di Caluso ben rappresenta l'eccellenza del nostro comparto agricolo nel settore vitivinicolo, esempio anche da ammirare in altri comparti, di cui noi siamo, come dicevo prima, molto orgogliosi. Buongiorno, sono Cristiano Gatti, presidente di Confartigianato Biella. Questa mattina parliamo del valore artigiano, dei mestieri, due in particolare, del passato, del presente, ma sicuramente saranno i mestieri del futuro, per avvicinare i giovani alle attività che in qualche modo potrebbero essere il futuro del loro mestiere. Vi presento i nostri ospiti: Camilla Fracassi, restauratrice di Biella, Alberto Ferraris, meccanico di precisione. Cominciamo da Camilla. Allora, il restauro è un lavoro particolarissimo che generalmente i giovani non fanno, ma come è nata questa passione? Quando? Io ho sempre avuto la passione per l'arte e quando è stato il momento di indirizzare i miei studi, terminato il liceo, grazie a un articolo che aveva letto mio padre, ho scoperto dell'esistenza dell'opificio delle pietre dure di Firenze. Visitando i laboratori ho capito che quello poteva essere un lavoro adatto a me, con uno sbocco concreto e un contatto diretto con le opere d'arte. E quindi ho partecipato e ho vinto il concorso pubblico per entrare a quella scuola e mi sono specializzata nel restauro dei dipinti su tela e tavola. Ecco, noi vediamo tra l'altro delle immagini di restauri, quindi il prima e il dopo. Come si fa a riconoscere un dipinto restaurato? Bisogna dire che le opere che sono giunte a noi completamente intonse sono veramente poche. E in passato si tendeva a intervenire in maniera invasiva, tipo foderando i dipinti per risanare il supporto o ridipingendoli, magari sovrapponendosi anche al colore originale. Oggi si punta al minimo intervento e al massimo rispetto, utilizzando materiali possibilmente reversibili e mirando anche alla riconoscibilità, ad esempio con un ritocco eseguito con la tecnica della selezione cromatica, dell'astrazione o del rigatino. Ecco, qualche settimana fa, tra l'altro, hai ricevuto un premio ambizioso, il premio maestro di mestiere, quindi una cosa molto importante, che riguarda un tuo progetto sui solventi, sui materiali che si utilizzano, che sono particolarmente nocivi per l'operatore.
Sì, è stata una grande soddisfazione per me ricevere questo riconoscimento. E si tratta di un premio in denaro che mi consentirà di acquistare una serie di reagenti chimici, di addensanti, strumentazioni di misurazione di precisione per dotare il mio laboratorio di un kit acquoso di soluzioni tampone. Il tutto punta a puliture più performanti e mirate, nella massima sicurezza per le opere, per noi restauratrici, limitando l'utilizzo di solventi dannosi. Anche il nostro Alberto in qualche modo si occupa di restauro e lo scopriremo tra poco. Alberto Ferraris, officina meccanica di precisione, siete una generazione di inventori. Sì, fu mio padre nel 48 a iniziare la sua attività all'età di 17 anni. All'inizio si occupò della progettazione e costruzione di macchine elettriche, poi negli anni si avvicinò sempre più alla meccanica e iniziò a costruire macchinari su commissione speciali, muletti elettrici a basso consumo energetico e negli ultimi anni si occupò anche di manutenzione e revisione e restauro di macchinari storici. E recuperate anche, ci sono dei macchinari vecchi dove i pezzi di ricambio non esistono più, quindi voi in qualche modo... Sì, il vantaggio che abbiamo è che disponiamo di un'officina meccanica con molti macchinari e quindi riusciamo in tempi brevi a ricostruire tutte le parti mancanti e i pezzi meccanici introvabili. C'è una cosa che mi incuriosisce molto, voi avete lavorato in passato e ancora adesso per l'aeronautica e anche per lo spazio, con dei componenti che sono finiti sullo shuttle, sono finiti in qualche operazione importante di Cape Canaveral e anche in Formula 1, in due parole. È un percorso che è iniziato circa 30 anni fa, nella quale la nostra azienda, unita in un team con un'altra azienda che ha collaborato, e abbiamo realizzato dei macchinari che vengono utilizzati in ambito aeronautico ed aerospaziale per i controlli non distruttivi a metodo ultrasonoro delle parti in carbonio. Importante seguire questi mestieri perché, come ho detto prima, sono anche i mestieri del futuro. La meccanica di precisione che può arrivare in tutto il mondo e il restauro che comunque non va mai fuori moda. Passato, presente e futuro, salutiamo i nostri ospiti Alberto Ferraris e Camilla Fracassi. Alla prossima puntata. Un cordiale saluto ai telespettatori della RAI, dalla Cenea di Torino. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. Vi parlo oggi in qualità di responsabile regionale di CNA Editoria, sono Vitaliano Alessio Stefanoni. Quest'anno CNA ha festeggiato i primi 10 anni di presenza continuativa al Salone Internazionale del Libro di Torino. Un appuntamento importante che ci vede presenti in ragione del fatto che appunto 10 anni fa proprio da Torino nacque questo grande progetto associativo, quello di rappresentare il mondo dell'editoria indipendente, non sempre piccolissima editoria, anche se in molti casi così si tratta. Si tenga conto che il 91% delle case editrici italiane sono classificabili all'interno di questa categoria di piccole, piccolissime case editrici, un numero davvero molto importante. Lombardia e Lazio sono le regioni dove sono presenti più case editrici, ma certamente il Piemonte, che vanta una lunga tradizione editoriale, è tra le prime 10 regioni italiane. E la nostra presenza al Salone del Libro di Torino quest'anno è stata particolarmente significativa, con una rappresentanza da ben 9 regioni italiane, ne voglio citare alcune: la Lombardia, il Lazio, la Liguria, ovviamente il Piemonte, la Sicilia, il Veneto, le Marche, l'Emilia-Romagna. Una presenza importante che ci ha visto anche organizzare ben 8 eventi nel cartellone degli appuntamenti del Salone del Libro. E ci tengo in particolare a sottolinearne 2 che hanno avuto una caratura nazionale e, come dire, non sono stati organizzati direttamente dalle case editrici che rappresentiamo, ovviamente sempre con il supporto dell'associazione, ma direttamente in realtà da CNA Editoria con il supporto della struttura nazionale. Il primo importante appuntamento è stato il giorno
di apertura, il giorno dell'inaugurazione, quindi il 18 maggio. Ricordiamo che il Salone quest'anno si è svolto ritornando, no, in quelli, dopo la pandemia, in quelli che sono i suoi, le sue date storiche, tradizionali, dal 18 al 22 maggio. Allora, il giorno dell'inaugurazione si è svolto il consueto meeting nazionale dell'editoria indipendente, curato da Cenea Comunicazione Terziario Avanzato e in particolare dal presidente nazionale Filippo Dallavilla, che ha ideato questo format tanti anni fa. Quest'anno si è parlato del rapporto dell'arte e dell'artigianato nella fotografia e nella tipografia d'autore, con Marco Sartore e Olo Perfido e appunto con il saluto del nostro presidente nazionale Costantino Di Nicolò, della Di Nicolò Edizioni di Messina. Il secondo importante appuntamento di caratura nazionale ma con solide radici torinesi è stato invece quello che si è svolto venerdì 19, l'Italia Unita a Tavola, ricettari e culture del cibo nella storia e nel presente dell'editoria regionale. Un appuntamento importante che ha voluto sottolineare il ruolo dell'editoria nel preservare e nel valorizzare le tradizioni enogastronomiche italiane, a partire da quello che viene considerato da molti ricercatori come il primo grande ricettario di cucina italiana. E ci riferiamo a un'edizione torinese del 1766 che si chiamava La Grande Cucina, Un Cuoco Piemontese Perfezionato a Parigi. Un'opera anonima molto interessante, ne ha parlato il direttore dell'Archivio di Stato di Torino, Stefano Benedetto. Si sono poi succedute due ricercatrici della Biblioteca Reale di Torino, Maria Luisa Ricci, Lorenza Santa, e c'è stata la presenza anche di Albina Malerba per il Centro Studi Piemontesi e la responsabile nazionale, la coordinatrice nazionale Cenea Agroalimentare, Francesca Petrini. Libri e non solo, cultura, ce ne ha l'artigianato che fa davvero la storia di questo paese ed esalta le bellezze e le tradizioni dell'Italia. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.